Cambia l'impalcatura alla base degli enti locali, con i comuni portati ad unirsi, come nel caso dell'Unione della Romagna Faentino, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, o addirittura a fondersi insieme per risparmiare sulla gestione e sull'organizzazione della macchina pubblica, per ridurre la spesa pubblica e per evitare inutili sovrapposizioni di ufficio e competenze. In merito proprio alla fusione dei comuni, in fase di discussione avanzata nel forlivese e nel riminese, già realtà nel bolognese, la Confartigianato di Faenza ha organizzato un incontro per venerdì 18 marzo, a partire dalle ore 18 nella propria sede di Piazza Cagnini 8, per esporre a cittadini e imprese i cambiamenti che si andrebbero ad incontrare con l'accorpamento delle amministrazioni comunali, grazie anche a testimonianze dirette delle realtà che questo cambiamento lo hanno già messo in atto. L'idea del convegno è quella di approfondire un tema all'interno del riordino istituzionale, che è quello della fusione dei comuni. Ci sono vari percorsi che sono stati individuati e certamente quello dell'unione dei comuni ha visto una sua concreta realizzazione anche nei nostri territori con la creazione dell'Unione della Romagna Faentina. Invece un altro aspetto, che è quello della fusione dei comuni, è rimasto un po' più ai margini del dibattito politico e quando c'è entrato è stato, diciamo così, accantonato in tutta fretta. E l'idea invece del convegno di venerdì è quella di cominciare a parlarne, avendo anche dei dati concreti, quindi sapendo cosa la regione sta facendo per agevolare questi percorsi e avendo anche un'esperienza diretta appunto sulla fusione dei comuni. Ecco, sembra semplice burocrazia, andamento della macchina comunali, ma cambierà qualcosa anche per le aziende, che cosa? Ma il problema che adesso hanno soprattutto i piccoli comuni, ma non solo i piccoli comuni, è quello di avere delle maggiori esigenze. La comunità, ad esempio, si vede che c'è una spesa sociale che è in costante aumento, le aziende hanno bisogno anche di una maggiore assistenza, soprattutto per stare nei comuni più lontani. E i comuni fanno fatica oggi a far fronte a queste nuove esigenze anche perché lo Stato centrale sta comunque tagliando le risorse agli enti locali. E questo mette in crisi un po' tutta la sopravvivenza dei piccoli comuni, perché non dimentichiamo che la presenza delle imprese è fondamentale per il benessere poi delle comunità e dei singoli comuni. Quindi quello della fusione dei comuni potrebbe essere uno strumento per dare ossigeno alle piccole comunità e per far sì che quel percorso di unione di intenti vada a buon fine. Il mondo produttivo già da tempo lo ha capito, nonostante qualche resistenza si è messo insieme, quindi le imprese si sono unite, è bene che anche la politica faccia una riflessione in questo senso. Avete invitato anche il presidente regionale di Confartigianato, ma anche l'assessore regionale. Di che cosa parleranno? Ma diciamo che volevamo fare un discorso completo e quindi l'assessore regionale Emma Petitti, che tra le varie deleghe venerdì spenderà quella appunto al riordino istituzionale, ci parlerà di cosa la regione ha messo e metterà in campo per agevolare il percorso delle fusioni. Il presidente regionale Marco Granelli, che è anche vicepresidente vicario nazionale di Confartigianato, ovviamente porterà avanti le motivazioni che hanno spinto Confartigianato a realizzare questo incontro. Voglio sottolineare però anche la presenza di Fabio Federici. Fabio Federici, che attualmente è assessore al bilancio del comune di Val Samoggia, che è un comune del bolognese che è nato dalla fusione di 5 comuni. E quindi, dato che lui era vice sindaco in uno dei comuni che si è fuso, ha vissuto proprio in prima persona il percorso della fusione e quindi ci parlerà di questo e ci dirà poi effettivamente com'è andata, quindi se ne è valsa la pena oppure no. Dalle anticipazioni che mi ha fatto direi che per loro ne è valsa molto la pena. Federico Lega per Faenza Web TV.